Cospiroleca, la squadra ci ha provato fino alla fine, a 8 minuti dalla fine e l'incontro era ancora in parità, tanti tiri sbagliati, purtroppo alla fine ne ha fatto la differenza. È vero, è lì insomma una serata no al tiro, se non lo fai, se non lo metti, dopo un po' la difesa, anche se provi, riprovi, siamo stati bravissimi in difesa contro una squadra tosta e in attacco la serata è quella che è, insomma, percentuali bassissime sia da due che da tre, e ma anche nei tiri liberi ci è mancata la precisione, un po' per merito loro a livello dei tiri da due, invece dei tiri da tre un po' anche colpa nostra, perché abbiamo creato un sacco di tiri con un bel vantaggio e non li abbiamo messi. E niente, chiudiamo il capitolo, è stato bello e ci abbiamo provato, adesso c'è una partita mercoledì a preparare e niente, bravi loro e noi siamo ancora a lavoro in corso, però mi fa ben sperare che la squadra quando mette il corpo perché è intensa, e oggi per 37 minuti giocare con uno dei migliori dell'altro girone fa ben sperare a livello di intensità, di agonismo, di voglia di fare. La precisione oggi non c'era, è peccato. Ecco, resta di positivo il fatto che la squadra anche oggi non ha mai mollato. Quello deve essere il marchio di fabbrica, per quello non sono arrabbiato, nel senso perdi, però perdi guardando i numeri, dici ragazzi, il basket è quello, succede anche ai migliori, è successo anche noi oggi, ma 4-27, ripeto, è poca roba. Adesso lo dicevi, testa al campionato, mercoledì arriva Scafati, là siamo andati ad un passo dal vincerla, proviamo a tornare alla vittoria. Storia, un altro test tosto, dobbiamo subito adesso vedere con lo staff se lasciare un giorno di riposo o due e dopo ripartire, perché il campionato è ancora lungo e laborioso e abbiamo 5 sfide da onorare, ancora ci manca una per essere fuori dai giri strani e dopo se vinciamo 2 o 3 le cose migliorano, però dobbiamo pensare solo a Scafati.